Facciamo quello la decrescita è la rilocalizzazione e il legame al territorio, sicuramente. Cioè, noi dobbiamo fare in maniera di avere la massima autosufficienza energetica, alimentare, produttiva all'interno di territori delimitati. Quindi è un discorso che va al contrario della globalizzazione, è l'esatto opposto. E siccome la globalizzazione tende a imporsi attraverso le leggi del mercato, attraverso organismi sovranazionali e così via, occorrerebbe anche ridurre al minimo la propria esigenza di rapportarsi con queste strutture. Quando sento dice, nel mondo circolano una quantità di denaro che è 14, 16, non so quante volte il PIL mondiale, dice, per pazienza, che se ne frega. Cioè non è che la nostra vita dipende dal fatto che qualcuno accumuli delle cose, dei soldi facendo soldi. L'importante è che noi abbiamo la possibilità di nutrirci, di vestirci, di avere una casa, di riscaldarci, di avere l'acqua corrente e così via. Allora, quando i giornali ci mettono, la televisione, la radio, ci mettono l'andamento della borsa, l'andamento dello spread, tutte queste cose qua, la nostra vita non dipende né dalla borsa, né dallo spread, né dalle tassi di cambio delle monete, ma dipende dalla fotosintesi clorofilliana. Torniamo a avere questa concretezza e a legarci al territorio in cui viviamo, cercando di prendere, come sempre non era fatta, quello che serve per vivere, in maniera pulita, in maniera da poter il giorno dopo poter prendere ancora quello che ci serve e così via. Quindi direi abbandonare anche mentalmente questa logica degli organismi mondiali, globalizzati, compagnia bella, e radicarci all'interno dei territori in cui viviamo, cercando di renderli il più resilienti possibile nei confronti di quelle che saranno poi le evoluzioni dal punto di vista economico, produttivo e finanziario, tutte le tempeste che possono succedere. Se anche lo spread salisse non so che cosa, i miei pomodori li posso mangiare tranquillamente perché me li faccio indipendentemente da ogni altra situazione, in un'altra realtà. Nella mia casa non sto al freddo perché l'ho coinventata il più che sia possibile, ho messo i pannelli fotovoltaici e quindi in qualche misura mi sono reso al di fuori il più possibile, non del tutto, ovviamente perché non si può del tutto, ma dipende da cose che non controllo. Ecco, se queste scelte venissero fatte da gruppi umani sul territorio, questi gruppi umani avrebbero dei vantaggi competitivi rispetto agli altri piuttosto grandi. La popolazione mondiale. Allora, non è soltanto una questione di numero, è una questione anche di peso specifico, no? Perché se diciamo così, un americanino che nasce consuma come 200 Burkina Fasini, è meglio di quella popolazione dell'America che di Burkina Faso, no? Quindi come, diamo il peso a tutte quante le cose, non è il numero in se stesso, ma quanto ogni popolazione umana incide sulla Terra. Detto questo, c'è un fenomeno che dobbiamo prendere in considerazione. Io ho scritto nella nuova edizione del libro la decrescita felice, ed è questo. Noi siamo dei mammiferi. I mammiferi fanno tanti più figli quanto è più breve l'aspettativa della durata di vita. Perché al di là della logica dell'individuo c'è una logica della specie. La logica della specie cosa dice? Che quando una coppia da un accoppiamento nasce un piccolo, questo piccolo deve arrivare all'età di accoppiarsi e fare altri piccoli, perché sennò la specie finisce. Allora, se una coppia di esseri umani, della specie umana, in una situazione del mondo in cui la durata di vita è molto breve, automaticamente fa più figli perché almeno qualcuno sopravviverà e sarà in grado di far proseguire la specie. Se aumenta l'aspettativa della durata di vita, si fanno meno figli. Anche qui in Italia, un paese in cui la morale sessuale è stata controllata dalla Chiesa e ancora in parte lo è in maniera totale, mia nonna ha fatto 13 o 14 figli e ne sono sopravvissuti di 4, mia madre ne ha fatti 4, ne sono sopravvissuti di 4, io ne ho fatti 2, mio figlio ne ha fatta 1. Allora, man mano che aumenta la durata di vita, al di là delle scelte individuali, diminuisce la spinta alla procreazione. Allora, l'aumento della popolazione mondiale dipende dal fatto che noi cresciamo, perché la nostra crescita dei paesi occidentali comporta un aumento del consumo delle risorse, e le risorse di cui abbiamo bisogno noi le andiamo a prendere dove ci sono, nel mondo, con la forza, e le togliamo ai popoli che potrebbero utilizzarle.
Per cui la riduzione della popolazione mondiale legata all'aumento della durata della vita dei popoli poveri dipende dalla nostra decrescita, cioè dalla capacità di non sprecare delle risorse, di utilizzarle bene, di vivere in maniera sobria, di utilizzarle con tecnologie più avanzate e così via, perché se c'è più risorse per i popoli poveri faranno meno figli e il discorso della popolazione mondiale potrà trovare una forma di equilibrio. C'è un terzo elemento da prendere in considerazione che è l'alimentazione. E l'alimentazione carnea da questo punto di vista qui incide moltissimo, perché per il tasso di conversione proteica delle mucche è di 1 a 16, cioè hanno bisogno di 16 proteine vegetali per fare una proteina animale. Ora, se una parte della popolazione mondiale, quella ricca, sempre noi, ha un'alimentazione prevalentemente carnea, questo comporta che un terzo dei terreni agricoli del mondo sono coltivati per produrre il cibo per gli animali che vengono mangiati nei paesi occidentali. Una alimentazione più vegetariana è un'alimentazione che consentirebbe di nutrire meno animali ma più esseri umani, e nutrendo più esseri umani darebbe più possibilità di prolungare la vita e quindi rimetterebbe in moto quel meccanismo della durata e quindi del meno. La terza domanda era invece sullo cosiddetto sviluppo. Qui allora il concetto di sviluppo è un concetto, io lo dico in maniera brutale, razzista. Cioè chi parla di sviluppo è un razzista, se inconscio per fortuna, perché molte volte, tante, soprattutto da parte di alcuni cattolici, viene utilizzato in maniera diciamo buona apparentemente. Perché il concetto di sviluppo non è un concetto che nasce in economia, è un concetto che nasce nella biologia. E cos'è lo sviluppo? Quando nasce un individuo che appartiene a una specie, ha un patrimonio genetico. Questo patrimonio genetico si sviluppa nel corso di una fase della vita dell'individuo, che è la fase della crescita, tra l'altro, per cui c'è questa coincidenza tra crescita e sviluppo. Che significa questo? Significa che tutti gli individui appartenenti a quella specie hanno lo stesso identico patrimonio genetico, e questo patrimonio genetico ha delle tappe in cui si sviluppa. Prima, insomma, il bambino impara a dire delle sillabe, poi impara a prendere con le manine, poi impara a camminare, tutte quelle cose che se qualche individuo appartenente a quella specie non sviluppa le potenzialità insieme al patrimonio genetico nella stessa tappa di tutte le altre, resta con degli handicap, con delle difficoltà. Bene. Il concetto di sviluppo è stato applicato per la prima volta alle società dal presidente Truman nel 1949. Cosa significa questo? Che si apre il concetto di sviluppo alle società, vuol dire che tutte le società hanno lo stesso patrimonio genetico, sono tutte tendono allo stesso fine, tutte hanno lo stesso, diciamo, percorso di maturazione, di, delle capacità che hanno in luce nel loro patrimonio genetico. Quindi vuol dire che sono tutte uguali, devono fare tutte la stessa strada. Poi in realtà cosa è successo? Che questa strada l'hanno fatto solo alcuni, i paesi sviluppati, cioè noi. Gli altri che non sono come noi sono sottosviluppati, perché non hanno fatto quelle tappe che noi abbiamo fatto. E quando cominciano ad essere paesi in via di sviluppo? Quando cominciano a mettersi sulla strada che abbiamo percorso noi? Quando cominciano a imitare il nostro processo? Cioè noi siamo la misura del mondo e quelli che non sono come noi sono sottosviluppati. E la nostra bontà è per far vedere che loro si sviluppino, cioè diventino come noi. Questa nostra egemonia, per cui non so, andiamo a imporre a popoli africani che hanno tutta altra storia, che devono governarsi con le democrazie parlamentari per fare i partiti e fare le stesse cose che abbiamo fatto noi. Gli africani che non si sono mai fatti la guerra per millenni hanno cominciato a fare la guerra tra di loro. Sapete, la guerra era un fatto semplicemente rituale, si trovavano delle tribù, si dipingevano, facevano delle danze, oscillavano dei bastoni, poi il primo dava una bastona a testa e l'altro e la guerra era finita. Allora, gli africani hanno vissuto per millenni senza povertà, senza miseria, sono diventati poveri quando noi siamo andati a imporre i nostri modelli e a dirgli: guardate che se volete migliorare la vostra vita dovete fare quello che abbiamo fatto noi. E noi vi stiamo portando la civiltà, vi stiamo insegnando come si vive e come si fa. Allora, quindi il concetto di sviluppo è un concetto che ha queste caratteristiche. Inoltre ci sposa con il concetto della crescita, perché nessuno di quelli che parla di sviluppo pensa che un paese si possa sviluppare senza crescere economicamente. E che significa crescere economicamente? Non significa produrre più beni, significa aumentare la mercificazione. Perché, diciamo, se noi abbiamo un paese in cui la gente non sa fare niente e compra tutto, il
il pro capite è alto. Se c'è una società in cui le persone hanno invece una loro autonomia produttiva, coltivano quello che hanno da mangiare e così via, e scambiano al mercato le eccedenze, quelli hanno un PIL più basso. Ma è più ricco quello che ha più soldi che deve comprare tutto, o quello che ha meno soldi e autoproduce gran parte delle cose che gli servono? Allora, questo, diciamo, imitazione nostra deve essere abbandonare al più presto l'economia di sussistenza e mettersi in un'economia di carattere mercantile, che significa rimanere poveri, perché è la nostra esigenza che loro diventino economie mercantili, perché a noi vogliamo vendere a loro delle cose, vogliamo vendere dei prodotti. È chiaro che siamo nell'economia di sussistenza in cui si producono la maggior parte delle cose, non sono un mercato interessante e appetibile per noi.